Martedì 14 novembre, ben trovati e ben trovate a Liberi Dentro e Due Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni per mezz'ora al giorno vi fa compagnia con la cosiddetta mezz'ora d'aria. Parliamo di tante cose, oggi con Alessandro Masella si parla di una cosa di cui si sta dibattendo tantissimo, cioè di intelligenza artificiale. Ma soprattutto che cosa dice, che cosa pensa l'intelligenza artificiale del carcere. E questa indagine l'ha fatta una persona che ormai possiamo ritenere a pieno titolo un nostro amico, Claudio Bottan. Alessandro, ti passo la parola che così ci racconti bene tu che cosa ha fatto. Ciao Antonella e ciao a tutte e tutti. Sì, Claudio ha avuto davvero un'idea geniale. Ha provato a chiedere a ChatGPT quali sono le problematiche del carcere italiano e che cosa servirebbe per migliorarlo. Ecco, quindi guardiamo insieme la risposta di ChatGPT, che è un'intelligenza artificiale, per chi non la conoscesse, e quello che fa è fornire risposte a qualsiasi domanda. Quindi essa è collegata a tutta una serie di informazioni e da quelle informazioni estrapola delle risposte. Ascoltiamo quindi che cosa ha risposto sul carcere italiano. Innanzitutto ChatGPT ha evidenziato quali sono le macro tematiche del carcere italiano da risolvere per prime, e queste sono il sovraffollamento, come potevamo ben immaginarci. Infatti ha definito che una minor presenza di persone all'interno delle carceri italiane potrebbe comportare un miglioramento delle condizioni. I programmi di riabilitazione: c'è più bisogno di corsi di istruzione, formazione professionale, terapie e supporto psicologico. Inoltre ha proceduto sulla tematica della cura della salute e ha definito che è necessario assicurarsi che i detenuti abbiano accesso a cure mediche adeguate, soprattutto per coloro che hanno condizioni mediche preesistenti. Gli altri temi toccati da ChatGPT sono stati il lavoro in prigione, quindi è importante creare nuove opportunità lavorative, visite familiari, mantenere legami forti è cruciale per la riabilitazione e la preparazione al rilascio, dice la nostra intelligenza artificiale, e poi ha inserito alcune altre necessità che non erano proprio scontate, ovvero monitoraggio indipendente, quindi consentire il monitoraggio indipendente delle condizioni carcerarie da parte di organizzazioni non governative e enti indipendenti, praticamente quello che fa Antigone. Reinserimento sociale, sanzioni alternative, anche questo punto è interessante. ChatGPT suggerisce di promuovere l'uso di sanzioni alternative alla detenzione per reati minori e soprattutto per reati non violenti, come servizi comunitari o trattamenti per abusi di sostanze. Anche questa soluzione indicata da ChatGPT non era scontata. Evidentemente, sicuramente, anzi, il tasso sul sovraffollamento o anche sul lavoro erano temi più scontati da trovare per questo software. Invece, gli ultimi che abbiamo nominato non erano per nulla certi. E infine ha aggiunto anche un'appendice sulla sensibilizzazione pubblica, ovvero sensibilizzare il pubblico sulle condizioni carcerarie e sull'importanza del reinserimento sociale. Ecco, Antonella, questo è un po' invece quello che cerchiamo di fare noi nel nostro piccolo, dialogando con la città e con il carcere, cercando di sensibilizzare. Alessandro, però sai una cosa, a me questa intelligenza artificiale, della quale insomma ogni tanto mi preoccupo francamente, in questo caso mi è proprio piaciuta, perché ha detto delle cose che sono effettivamente portate all'attenzione del pubblico, molto spesso da varie parti, diciamo, della società civile che si occupa di carcere. Quindi intelligenza artificiale, bene così, cioè questi sono elementi che comunque devono essere portati all'attenzione del pubblico. Però ti voglio chiedere, alla fine, quali considerazioni possiamo trarre da questa risposta? Un po' ci aspettavamo che ci avrebbe dato delle risposte che, tra virgolette, almeno chi vive e respira il mondo del carcere conosceva già. Ma innanzitutto credo che da questo possiamo trarre una prima risposta, ovvero avevamo posto l'attenzione sulle cose giuste, e quindi è rincuorante sapere di aver cercato nei luoghi adatti e nelle risposte opportune. E inoltre, io sono d'accordo con te, una seconda considerazione è proprio l'utilizzo di queste forme di intelligenza artificiale anche nel mondo del carcere. Sarebbero una manna dal cielo, potremmo definirle, per snellire i processi burocratici, o anche solo, come stanno suggerendo alcuni psicologi ultimamente, anche solo per fornire assistenza psicologica. Ovviamente
gli psicologi ci tengono a precisare che queste non sostituiscono la terapia, però possono essere di aiuto. In fondo, a chi non manca una persona o anche un'intelligenza artificiale che ti ascolti e ti faccia le domande giuste? Ecco, perché non ci pensiamo? Adesso però mi fermo qui e, come promesso ieri, vi lasciamo all'intervista che ho avuto il piacere di fare in Parlamento con Vincenzo Russolillo, attore, con Salvatore Canzanello, attore, e Atuma Marvelous, che anche lui è un attore. Due di loro sono ancora detenuti e uno di loro invece è un ex detenuto. Questo lo lascerò dire a loro e godetevi le loro parole. Salvatore Canzanello, vengo da Napoli, sono detenuto nella casa di reclusione di Arienzo, che è un paesino in provincia di Caserta. Oggi sono qui a rappresentare quello che abbiamo fatto, diciamo, nel percorso teatrale per la primissima volta, ed è grazie al teatro che oggi sono appunto qui, posto in cui non avrei mai creduto mettere piede. Come ti senti da venire qua oggi? Sono emozionatissimo innanzitutto. È un percorso teatrale alla quale credevo a tratti o non credevo per niente, non avevo la benché minima idea di cosa si trattasse. Una volta frequentato, però mi sono accorto man mano di non farne più a meno. È una cosa che mi è entrata dentro e ci è rimasta prepotentemente dentro. Fatto sta che a ogni giorno che arriva il giorno che viene il corso teatrale e sta per finire, non vedo l'ora che poi arrivi l'altro giorno per ricominciare di nuovo. Ed è un'esperienza che mi porto dentro e porterò dentro. Anche una volta lasciato il carcere, spero il prima possibile, continuerò ad entrarci con i miei piedi da volontario, a portare ad altri quello che è stato portato a me. Mi chiamo Vincenzo Russolillo e sono un ex detenuto. Ho finito il 22 settembre di espiare la mia condanna. Ho fatto 4 spettacoli insieme alla nostra compagnia La Flotta. Nonostante tutto sono rimasto con loro a fare spettacoli. Anche se ho cambiato vita, sto lavorando, però riesco a trovare il tempo per stare insieme ai miei vecchi amici e ai compagni di tante battaglie, di tante avventure. E come mai hai scelto di rimanerci, visto che ormai hai finito? Sì, ma l'esperienza teatrale è stata una forte esperienza per me, è stata un'esperienza molto bella e è una cosa che fuori forse non avrei mai sperimentato, perché pensavo di non essere tagliato, pensavo di non avere attitudine a fare questo tipo di laboratorio. Però dal male si può trarre anche un po' di bene, no? Dall'esperienza carceraria ho intrapreso questa esperienza teatrale e mi è piaciuta così tanto che ho deciso che il tempo che mi rimane tra il lavoro e la mia vita privata, qualcosa posso dedicarlo anche al teatro. Tu prima nel monologo di che cosa hai parlato? Allora, il monologo che ho recitato io era La stanchezza di, non mi ricordo di chi era l'autore, perché ne abbiamo, in 4 spettacoli abbiamo fatto. Il monologo suo ci è stato chiesto da Gaetano di scrivere qualcosa e ho scritto L'attesa, no? Che era un po' la condizione che vivevamo noi tutti in carcere, ma non solo, l'attesa la viviamo noi tutti i giorni, era quello il senso, no? E ci sono delle attese a volte che sono così lunghe ed estenuanti, ma altre che sono molto belle, ad esempio quando aspetti un figlio, io intendevo dire, e non vedi l'ora. Quindi mi è piaciuta, a lui è piaciuta tanto che l'ha inserita nel testo. Vedo che comunque è stata apprezzata e mi fa piacere. Sì, c'è stata una standing ovation, quindi complimenti. Grazie ragazzi. Grazie. Saluto. Mille. Ciao. Mi chiamo Atuma Marvelous. E che cosa hai fatto oggi? Come sei arrivato qua? Io faccio teatro a CR a Enzo, vengo con mio compagno, oggi fanno festa teatro e mi sono presentato con i miei amici. Sei un attore? Sì, sei un attore, per me è un professionista. Sempre un attore, un detenuto che sta facendo teatro. Sei detenuto o ex detenuto, perdonami? Io sono un detenuto. Ok, ok. E poi abbiamo fatto spettacolo qualche mese fa. E poi abbiamo venuto qua per rappresentare la Regione Campania, perché siamo l'unica carcere di Regione Campania
perché sono venuto qua. Ok, quindi rappresentate tutta la regione. E rieccoci per parlarvi di un fenomeno che si è purtroppo molto diffuso negli ultimi anni, si può dire dal 2020 in poi ha avuto una vera e propria escalation, e che è il cosiddetto mass shootings, cioè le sparatorie con almeno 4 vittime tra feriti e morti che avvengono negli Stati Uniti. Ora, il 25 ottobre scorso, un uomo ha aperto il fuoco in una sala da bowling, in un bar-ristorante nello stato del Maine, uccidendo almeno 18 persone e ferendone più di 50. L'autore della strage sarebbe Robert Card, un riservista dell'esercito di 40 anni. Dal punto di vista della violenza causata dalle armi nel 2023, la tendenza è confermata. Come vi dicevo, comincia nel 2020 questa escalation di mass shootings che raddoppia nel 2020 rispetto agli anni precedenti. Infatti, quando manca ancora più o meno un mesetto al 2023, il sito Gun Violence Archive conta più di 565 mass shootings, che sono veramente tanti. Pensate che nel 2020 ce ne sono stati 610, nel 2021 688 e nel 2022 645. Antonella, questi sono numeri scandalosi, veramente quasi difficili da credere. Però qui ho fatto una riflessione sul modo di concedere il porto d'armi da parte degli statunitensi. Infatti ci sono molte persone preoccupate di questa possibilità all'interno degli Stati Uniti, e hanno ragione, perché così, in questo modo, lo Stato fa passare l'idea che non è sbagliato poi farsi giustizia da soli. Alessandro, hai ragione, e c'è anche da dire che c'è, proprio per sintetizzare all'estremo, che nel paese quasi quasi ci sono più armi che persone. Insomma, gli esperti che si occupano di questo tema pensano che alcune proposte passate tra l'altro negli ultimi anni, tipo più controlli sui precedenti dei compratori, limiti sui fucili d'assalto e sui caricatori con molte munizioni, licenze obbligatorie per gli acquirenti, e qui mi viene anche di dire: ma è possibile che non ci siano state licenze obbligatorie nella concessione e nella vendita delle armi? Ecco, questo mi sconvolge. Comunque, potrebbero queste, diciamo, norme ridurre la violenza provocata dalle armi, ma nel paese, come ti dicevo, ci sono troppe armi rispetto addirittura al numero delle persone. Pensa che un adulto su 3 possiede almeno un'arma e quasi un adulto su 2 vive in una casa in cui c'è un'arma. E negli ultimi 3 anni il numero di armi vendute negli Stati Uniti, tra l'altro, è salito, e chiaramente aumentano le armi, aumentano gli shootings, appunto le sparatorie, e aumentano i morti. Un dato che ultimamente, tra l'altro, preoccupa tantissimo gli esperti riguardo alle scuole, perché c'è stata un'inchiesta del Washington Post basata su notizie raccolte dai vari mezzi di informazione in tutto il paese, tra l'altro, e si è evinto da questa analisi che sta crescendo il numero di armi che vengono portate negli istituti dai ragazzi. Nell'anno scolastico 2020-2023 almeno 1150 pistole sono state sequestrate, ma pensa un po', nelle scuole primarie e secondarie. In media quindi sono circa 6 armi al giorno, e a livello nazionale, stiamo parlando degli Stati Uniti, un bambino su 47 in età scolare ha frequentato una scuola in cui è stata trovata almeno una pistola. Insomma, la verità è che il numero reale probabilmente è più alto, perché un sondaggio condotto su 51 dei più grandi distretti scolastici del paese ha rivelato che nel 58% dei casi il sequestro delle armi non è riportato dai mezzi di informazione. E ovviamente le pistole sono state scoperte dappertutto, sono nascoste negli zaini, negli armadietti, nei bidoni, nell'immondizia, nei bagni, nelle auto, nelle cinture, insomma in qualsiasi posto, anche nei controsoffitti dei bagni. E i distretti contattati da Washington Post hanno dichiarato che il numero di armi recuperate negli istituti è aumentato notevolmente negli ultimi anni, rispecchiando un pochettino il mood di questo periodo.
Tra l'altro, in alcuni stati addirittura sono stati fatti dei corsi per l'utilizzo delle armi, ce lo dice l'Economist, che ci racconta il caso della contea dello Utah, che ha risposto all'aumento di sparatorie nelle scuole creando corsi in cui si addestrano gli insegnanti su come portare un'arma in sicurezza, proprio per fare in modo che non possa finire nelle mani dei ragazzi. Insomma, la situazione è questa, non è delle più semplici da gestire. E purtroppo i numeri sono sempre in aumento. Ma mi fermo qui per passare invece ad un'intervista al professor Gustavo Gozzi, professore di storia del pensiero unico dell'Università di Bologna, che oggi tratterà degli argomenti che ci stanno particolarmente a cuore, perché hanno a che fare con la migrazione, e parlerà del regolamento di Dublino e del perché il presidente Mattarella ha detto che ormai è obsoleto. Ascoltiamolo insieme. Per aiutare chi ci ascolta anche a comprendere meglio, sì, facciamo una distinzione tra richiedenti asilo e chi ha lo status di rifugiato. Certo. Allora, il richiedente asilo, allora bisogna risalire a quella che, questo è un importante aspetto ancora, dobbiamo risalire alla Convenzione di Ginevra del 1951. Questa convenzione risale all'immediato secondo dopoguerra. Una convenzione che si riferiva a tutte quelle persone che a seguito della Seconda Guerra Mondiale, e ci furono appunto enormi processi migratori, persone certamente che dovettero lasciare le loro case, eccetera, per varie ragioni, e questa Convenzione di Ginevra tutelava le persone dando loro lo status di rifugiato politico qualora la loro situazione nel paese di origine fosse stata esposta a gravissimo rischio per il loro diritto alla vita a seguito di motivazioni di tipo politico, razziale, religioso, eccetera. Il richiedente asilo è dunque una figura che presenta la propria istanza di riconoscimento di questa estrema precarietà esistenziale. La sua posizione viene poi esaminata in Italia da una commissione territoriale introdotta con la legge del 2002, che decide se ha diritto ad avere lo status di rifugiato politico. Quindi è un percorso che però purtroppo richiede molto tempo. Le commissioni territoriali certamente svolgono un importante lavoro, ma i tempi burocratici sono molto lunghi e lasciano queste persone in una condizione di estrema instabilità. Su questo però bisogna aggiungere qualcos'altro. Quella convenzione del 1951 riguardava appunto le possibili persecuzioni dovute a cause, come dicevo prima, soprattutto di discriminazione politica o razziale o religiosa, eccetera. Ma oggi la situazione è profondamente cambiata. Il rischio esistenziale, il rischio per la vita delle persone, non è più soltanto legato a queste possibili discriminazioni, altre se ne sono aggiunte. Tant'è vero che si parla anche della figura del migrante ambientale, cioè la persona che è costretta a lasciare il proprio ambiente perché le condizioni climatiche l'hanno reso invivibile. Oppure c'è la figura del cosiddetto migrante economico, e si tende a distinguerlo dalla figura del migrante per motivi politici o per violazione dei diritti umani. Ma il migrante economico è la figura che molto spesso lascia il proprio ambiente perché le condizioni economiche lo rendono invivibile. Quindi occorre ripensare questa Convenzione di Ginevra del 51, adattarla a quelle che sono le nuove violazioni e attentati ai rischi per la vita delle persone. Quindi, come si vede, il problema ha una pluralità di aspetti che rinviano ad una presa di consapevolezza di quelle che sono le cause storiche, le trasformazioni storiche, il quadro geopolitico all'interno del quale affrontare il problema migratorio. Ok, grazie per la distinzione tra rifugiato politico e richiedente asilo. Una curiosità, rimarrei un attimo sull'Italia e le chiederei. Ad esempio Mattarella qualche settimana fa ha detto non andremo mai avanti finché non risolviamo Dublino.
Quindi per stare in Italia, lei prima ci ha spiegato quali potrebbero essere le politiche che potrebbero effettivamente dare un senso all'integrazione, invece che appunto alla strategia del controllo sociale e della protezione che non sta portando molti frutti. Quindi Mattarella ha detto dobbiamo andare avanti, ma per andare avanti dobbiamo affidarci all'Europa e cambiare Dublino. Perché dobbiamo cambiare Dublino e come lo possiamo cambiare soprattutto? L'intervento del Presidente è stato un intervento quanto mai opportuno. Devo dire che il Presidente ultimamente fa degli interventi che colgono con grande saggezza, con grande profondità, arrivano proprio alla radice dei problemi. Il regolamento di Dublino risale al 1990, è proprio il periodo, prendiamo anche il momento, siamo nel periodo dopo la conclusione della cosiddetta guerra fredda, la caduta del muro di Berlino 1989-90, cominciano i grandi movimenti di persone, soprattutto dall'Europa dell'Est che giungono in Italia, la maggiore comunità che noi abbiamo è quella romena. Questo ci fa anche dire un'altra cosa, che non c'è nessuna invasione islamica in Italia. E quindi il quadro è diventato molto più complesso, i grandi movimenti migratori risalgono infatti agli anni 90, ma ancora con una portata molto limitata, per cui questo regolamento di Dublino stabiliva che praticamente fosse in qualche modo responsabilità del paese primo approdo quello di verificare la condizione della persona migrante, e certamente per quanto riguarda l'area del Mediterraneo paesi come la Spagna, l'Italia, la Grecia, Malta, Cipro sono paesi dove certamente il primo approdo è facilmente individuabile, sono questi i paesi di primo approdo, e quindi il regolamento di Dublino ipotizzava questa razionalizzazione del fenomeno migratorio che ha assunto invece ora delle proporzioni estremamente più vaste, estremamente più ampie, e quindi certamente va ripensato. Cerchiamo di capire perché proporzioni più ampie. Proporzioni più ampie non solo perché il quadro geopolitico è diventato più instabile, ma perché ci sono delle trasformazioni demografiche che vanno prese in seria considerazione. La realtà africana, soprattutto, è da lì che viene il maggior flusso, oltre naturalmente alla rotta balcanica, ma anche appunto dall'Africa. L'Africa attualmente ha 1.200.000.000 di persone, però alla metà del secolo, e quindi c'è già questo trend in crescita, arriverà a raddoppiarci, saranno 2.500.000.000 di persone. Sono persone soprattutto, il 60% sono persone che hanno un'età inferiore ai 30 anni, quindi persone praticamente che si affacciano al mercato del lavoro, che non trovano in Africa. E qui si apre un altro capitolo, perché non trovano lavoro in Africa? E questo ci riporta alle responsabilità del colonialismo, soprattutto europeo. Non trovano lavoro in Africa, lo vengono a cercare da noi. E quindi certamente c'è questo numero crescente di persone, e sarà sempre crescente questo numero di persone. Quest'anno sono arrivati 130.000, in futuro arriverà il doppio, il triplo, se noi non facciamo delle politiche adeguate. Allora Dublino rivela, come dire, la sua arretratezza, nel senso di essere un provvedimento preso in un momento in cui non c'era questa emergenza, quando non c'era evidentemente questa urgenza di affrontare collettivamente in Europa e non soltanto i paesi dei paesi mediterranei, come appunto Italia, Francia, Spagna, eccetera, complessivamente il problema. Ma qui ci scontriamo con un'altra realtà. Qual è la realtà? Il fatto che l'Unione Europea non ha delle politiche europee in materia di migrazione, sono lasciate ai singoli stati nazionali, e i singoli stati nazionali agiscono secondo, in molti casi, secondo le loro logiche, che molte volte sono di tipo nazionalistico, sovranistico. Mi riferisco soprattutto ai paesi dell'Europa orientale. I paesi d'Europa orientale sono entrati in Europa negli anni 2003-2004, quindi nel periodo dopo la fine della guerra fredda, per iniziativa essenzialmente di quello che allora era il presidente della Commissione europea, cioè Romano Prodi, che ha aperto questa possibilità ai paesi d'Europa orientale, che sono entrati in Europa con delle difficoltà che derivano dal fatto che hanno una storia profondamente, storia costituzionale diversa dagli altri paesi. Il loro desiderio
dopo essere stati assoggettati per anni al dominio sovietico, è stato quello di affermare la propria identità nazionale, ecco il punto. Quindi quando si dice sono paesi sovranisti, nazionalisti, c'è una precisa causa storica, che è quella di affermare assolutamente la loro sovranità nazionale, anche identitaria e culturale, di qui il loro rifiuto del multiculturalismo, per esempio, contro le possibilità di limitare la sovranità in vista di un'unione politica europea. Ecco il nostro problema oggi, ed è un problema che si riflette anche sulle politiche migratorie, perché questi paesi hanno sempre ostacolato la possibilità di assumere, di accettare delle persone che abbiano una identità culturale, una realtà etnica diversa da quella nazionale. E quindi si capisce perché da una parte il Presidente dice occorre riformare Dublino, sono cambiate le condizioni demografiche, la situazione è completamente diversa, ma dall'altra si capiscono anche le resistenze di questi paesi che non si rendono conto dell'importanza invece di una politica comune in materia di asilo. Nel 2013 il Parlamento europeo ha varato il cosiddetto Asylum Package, cioè i principi che avrebbero dovuto essere i principi comuni per tutti i paesi dell'Unione, ma quella è rimasta purtroppo una voce nel deserto, cioè praticamente una istanza, un desiderio che però non si è tradotto in nessuna politica unitaria per quanto riguarda l'asilo e la riforma del regolamento di Dublino. Quindi, come si vede, i problemi si spostano dalle politiche nazionali alle politiche europee, e poi c'è anche tutto l'altro versante rappresentato dalla responsabilità europea per quanto riguarda la situazione africana. Professore, la ringrazio moltissimo per averci disegnato tutto il quadro e un po' averci dato anche quella che secondo lei può essere una ricetta possibile, e personalmente mi permetto di concordare con lei, ovvero le politiche di integrazione sono quelle che ci servono e soprattutto abbiamo bisogno anche dell'Europa. Quindi speriamo che nei prossimi anni si aprano gli occhi su certe cose. Speriamo, è una speranza che possiamo condividere, non c'è dubbio. Noi faremo il possibile per informarci e non perdere la speranza. Benissimo, grazie tante e vi auguro buon lavoro. E purtroppo, come sappiamo, il tempo è tiranno, ci dobbiamo fermare qui e vi ricordiamo sempre di scriverci a redazione liberidentro@gmail.com o a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci hanno seguito dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, a tutte le persone che ci hanno seguito dalla macchina, dal divano, da qualsiasi luogo della casa o anche fuori. Scriveteci tutti e ricordatevi che ci siamo anche domani. Un saluto da me, che sono Antonella, da Alessandro Masella, da Enea Flacco, Maria Cristina Lolli e Paolo Agliotti. A domani, ciao!